quanto ci assomigliano i discepoli di Emmaus. Sono proprio un po' come noi e soprattutto sono come noi in questo momento così drammatico. Come noi vivono una situazione di grande sofferenza. Come noi sono come percossi, come schiantati da quello che è successo. Come noi, mi sembra, si stanno allontanando da Gerusalemme, che invece dovrebbe essere la loro sorgente di salvezza. Come noi sono talmente rinchiusi nel loro dolore da non accorgersi che il Signore Gesù è lì, che cammina accanto a loro. Non è forse quello che ci sta succedendo? Cioè, dopo un anno di pandemia, alla nostra seconda Pasqua, siamo ormai scoraggiati, nervosi, snervati, arrabbiati. Non è forse quello che ci sta succedendo? Cioè che siamo talmente concentrati sulle cose negative da non vedere che Gesù cammina accanto a noi. E ci spiega il senso di quello che succede. Ci invita ad alzare lo sguardo. Ci invita a capire che anche le situazioni di difficoltà come quella che stiamo vivendo possono diventare un'occasione straordinaria per ripensare alla nostra vita in maniera nuova, per andare all'essenziale, per accorgerci che non c'è croce senza risurrezione. Ci assomigliano molto, spero, i discepoli di Emmaus, soprattutto quando il Signore ci scuote e ci dice: ma cosa stai facendo? Siete tardi, bellissimo, tachicardici, cioè col cuore lento, non capite quello che è successo. E ci spiega le scritture, che è quello che cerco di fare insieme a voi ormai da moltissimi anni. E quella parola ci illumina e ci scalda e riconosciamo il Cristo risorto quando spezza il pane per noi. A questo punto, dopo averlo riconosciuto, i discepoli di Emmaus tornano di corsa a Gerusalemme per avvisare gli altri di quello che è successo. È bellissimo. E fra loro si dicono: ci bruciava il cuore quando lui ci parlava. Io penso che sia successo anche a te, di sentire il cuore infiammato quando hai sentito parlare delle scritture come mai avevi sentito parlare. Ed è bello perché qui inizia il Vangelo che abbiamo celebrato oggi. Mentre i discepoli di Emmaus stanno parlando, narrano il loro incontro, Gesù in persona appare. Anche a me è successo, quando ho sentito qualcuno parlare del suo incontro col Signore Gesù, il Signore è apparso nella mia anima. Mentre parlano di Lui, Lui appare, Lui arriva, Lui c'è, non si nasconde il Signore. E la prima cosa che dice, siamo alla sera del giorno di Pasqua, la prima cosa che dice è: pace, pace a voi. La pace sia nei vostri cuori, nelle vostre scelte, la pace dimori profondamente in voi. E questi fenomeni pensano che lui sia un fantasma. Pensavano che fosse un fantasma, scrive Luca. Non è forse quello che succede anche a voi, anche a me? Cioè che a volte pensiamo che Dio ci sia, sì, ma che sia evanescente, che sia una presenza impalpabile, insomma, non sia niente di che. Quante volte nella nostra fede raccogliticcia noi alla fine pensiamo che Dio sia qualcuno di marginale, appunto un fantasma che ogni tanto appare e poi va via, un ectoplasma. E Gesù fatica a convincerli che è Lui. Chiede ancora una volta di toccare, di guardare, di vedere, perché la fede scaturisce sempre da gesti concreti. La fede non è qualcosa che sta nell'iperuranio, ma la fede è un incontro che noi possiamo fare attraverso i segni della presenza di Cristo, che ci dona dei sacramenti, dei segni della sua presenza, la parola, la comunità, l'eucaristia, il perdono, un evento nella nostra vita. Siamo chiamati, come Tommaso domenica scorsa, a toccare, a fare esperienza delle tracce del risorto.
ma non c'è niente da fare, non capiscono, non ci arrivano. Allora Gesù chiede da mangiare e a questo punto si arrendono all'evidenza, non è un fantasma. È la dimensione completamente nuova del Signore risorto, è Lui ma non lo riconoscono, è Lui ma è in una dimensione completamente diversa, non è un fantasma perché mangia con loro, ma nel contempo entra senza bussare, senza aprire le porte. È difficile per noi parlare di risorto perché mai nessuno fra noi è risorto, ed è la nuova dimensione di Gesù che è totalmente uomo, ma ora finalmente risorto e trasfigurato può manifestare ciò che è profondamente. Possiamo incontrare Gesù risorto quando ci parlano di Lui, possiamo incontrare Gesù risorto attraverso i segni concreti della sua presenza. Molti fra noi mi avete scritto, sono rimasti profondamente colpiti quest'anno dal Triduo Pasquale e la concretezza di quella croce, così come la concretezza dell'apparizione domenica scorsa a Tommaso. Tocca Tommaso, so che hai sofferto, anch'io ho sofferto, guarda. Anche se andiamo al sepolcro che è ancora buio, come abbiamo detto la domenica di Pasqua, la pietra dai nostri cuori è stata ribaltata e il Signore ci porta la pace, l'intelligenza delle scritture e lo spirito. Tristi perché siamo rassegnati, perché facciamo le vittime, ma la pace che porta Gesù non ha molto a che vedere col pacifismo. La pace che porta Gesù non è una scelta, anche se legittima, doverosa, politica, ma è uno stato dell'anima. Il cristiano non è pacifista, è anzitutto pacificato, perciò può portare e donare la pace. È perché siamo pacificati, perché sappiamo che il Signore cammina con noi, perché sappiamo che quelle ferite sono condivise, perché sappiamo che c'è qualcosa di più rispetto a quello che stiamo vivendo e che stiamo un po' subendo, perché sappiamo che il Signore ci accompagna. Quando ti senti amato, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Dio ha talmente amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché il mondo si salvi. Quando scopriamo questo, il nostro cuore scopre il suo posto nella storia e nell'universo. Scopriamo di essere amati e di poter amare non come sforzo, ma come riflesso e sovrabbondanza di quello che abbiamo ricevuto. Riesco addirittura ad amare i miei nemici. Questa è la pace che porta al Cristo. Anzitutto la pace con se stessi, perché ci scopriamo migliori di quanto ci illudiamo e ci scopriamo migliori di quello che rappresentiamo agli altri, sempre schiacciati dall'essere il nano delle nostre paure o il gigante dei nostri desideri. Siamo noi, troviamo il nostro posto, da qui scaturisce la pace. Il risorto è aprire la nostra mente all'intelligenza delle scritture, che vuol dire capire la parola che meditiamo, capire la parola che celebriamo. Mi sono reso conto in tutti questi anni che la stragrande maggioranza di noi cristiani non ha idea di quello che sta ascoltando, non capisce chi lo dice, perché, per come, e come mai queste immagini, non capisce proprio, ma soprattutto non capisce il senso spirituale profondo di quello che ci viene detto. Il Vangelo non è un manuale per bravi ragazzi o che ci insegna a fare i bravi, è l'esperienza e la testimonianza di persone che in Cristo hanno trovato il senso della loro vita. Perciò abbiamo bisogno dello Spirito, altro dono del risorto, lo Spirito che ci permette di aprire la nostra intelligenza alle scritture, così come hanno saputo fare i discepoli di Emmaus. Insomma, abbiamo del cammino da fare, ci vuole del tempo per convertirsi alla gioia, ve ne do atto. E non è facile farlo in questo tempo in cui il nostro cuore, la nostra mente, i nostri sensi, le nostre emozioni sono profondamente turbati da tutto quello che succede. Ma se abbiamo il coraggio di accogliere il Signore nella nostra vita, di non prenderlo per un fantasma, con il cuore colmo di pace, sapremo, grazie all'azione dello Spirito, meditare le scritture e aprire la nostra intelligenza proprio a queste scritture, per riconoscere che Gesù è qui, adesso, in mezzo a noi.
Chiedo scusa per la pessima qualità dell'audio, ma mi sono trovato in montagna con il microfono che non funzionava e quindi il vento purtroppo non aiuta. Ma l'importante è capire quello che il Signore ci vuole dire, che Egli ci raggiunge ovunque noi siamo continuamente, che non è un fantasma, che è reale nella nostra vita, è concreto, è tangibile, lo possiamo vedere, incontrare, toccare, Egli è per sempre in mezzo a noi. E perché possiamo riconoscere la sua presenza, ci dona la pace del cuore, del saperci amati, ci dona la capacità di interpretare le scritture grazie all'opera dello Spirito. Abbiamo ancora del cammino da fare come discepoli di Emmaus, ma ora sappiamo che non siamo più soli in alcun modo. Sappiamo che Egli è con noi. Chiediamo allo Spirito di spalancare il nostro sguardo interiore per poterlo riconoscere, presente oggi e sempre nelle nostre vite, lo splendidamente risorto. E non abbiate paura di parlare di Lui, a volte anche con le parole, a tutti coloro che incontrerete, perché il risorto ha cambiato la nostra vita. Buona domenica e buona settimana.